Vivo senza paura, un progetto di difesa personale dedicato a tutte le donne, a tutte le mamme, a tutti gli uomini che amano le donne, è stato presentato questa mattina presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti dagli assessori provinciali allo sport e alla sicurezza Filippo Monaco e dalle pari opportunità Giovanna Del Giudice, da Sergio Roncelli, rappresentanza del CONI, Luisa Francese, dirigente dell'undicesimo ambito territoriale scolastico, Mario Dell'Aquila, vicepresidente della FulGCAM Napoli ed Antonella Antia, dirigente dell'ufficio prevenzione della Questura di Napoli, rappresentanza della Polizia di Stato. L'iniziativa vuole affrontare in maniera diretta un fenomeno gravissimo e complesso quale la violenza sulle donne, che è diventata una vera e propria piaga sociale. Il percorso previsto proverà a mettere le donne in condizione di potersi difendere e le aiuterà ad avere una forza di denunciare. Assessore Monaco, l'importanza di questo progetto presentato stamattina dalla provincia insieme con partner importanti contro la violenza sulle donne e soprattutto per la formazione nelle scuole di una cultura di difesa delle donne contro questa violenza che si diffonde sempre in continuazione. Sì, partiamo appunto chiediamo aiuto e partiamo dall'interno dell'istituzione scolastica, tutte le scuole della provincia di Napoli. Perché forse ci rendiamo conto che se stamattina siamo qui riuniti intorno con illustri partner in questo protocollo d'intesa, intorno a questo progetto importante sull'autodifesa della donna, è forse perché appunto ci siamo resi conto che c'è un fallimento alla base all'interno delle istituzioni. E lì appunto dove abbiamo forse percepito questa mancanza di educazione nel rispetto verso l'altro, che esso sia uomo o donna, noi ci auspichiamo di incidere di più cercando a partire dalla formazione di tutti i docenti di ogni ordine e grado, che avranno la possibilità di fare una full immersion degli stage sia dal punto di vista teorico e sia dal punto di vista pratico con i professionisti della FulGCAM, appunto delle arti marziali. Assessore Giudici, le finalità di questo progetto? Progetto importante per far sì che le donne imparino a difendersi da questi uomini violenti. Ricordiamo che la maggior parte delle donne sono vittime dei propri uomini, quindi la violenza intrafamiliare rappresenta dal 70 all'87% dei casi e il femminicidio è la prima causa di morte per le giovani tra i 14 e i 44 anni. Quindi dobbiamo contrastare questo fenomeno e non soltanto con metodi ovviamente successivi quando la violenza è avvenuta, ma dobbiamo soprattutto, e depressivi, ma soprattutto contrastare il fenomeno prevenendolo. E quindi questa oggi è una giornata importante per questo progetto di prevenzione e soprattutto noi come provincia, io in particolar modo, mi sto attivando per prevenire il fenomeno coinvolgendo i giovani nelle scuole ovviamente, ma anche nei luoghi di aggregazione giovanile, per far sì che i giovani imparino sin da ragazzi a non avere comportamenti violenti nei confronti delle donne ed essere ovviamente giovani maturi, coscienziosi e a lottare contro ogni forma di discriminazione. Dottoressa Francese, come nasce questo progetto? Questo progetto nasce innanzitutto da una sensibilità, diciamo, nei confronti di questo grosso problema che c'è della violenza contro le donne. Noi già dall'anno scorso abbiamo iniziato, da quando io mi sono insediata verso l'ufficio scolastico provinciale, abbiamo iniziato queste iniziative di formazione nei confronti dei docenti. In modo tale che le docenti possono avere la formazione quindi di difesa. Infatti noi interagiamo con la Federazione delle Arti Marziali in modo tale che loro acquisiscono le tecniche che possono poi in peer education trasferire anche agli alunni, e quindi questo per noi è un momento molto importante, perché ci teniamo alla formazione, a una formazione che dia una concretezza e quindi speriamo in un'ottima riuscita del progetto. I corsi di formazione saranno organizzati dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Campania. Avranno la durata di 18 ore, si svolgeranno nel periodo gennaio-marzo 2014 e potranno parteciparvi tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado che ne faranno richiesta entro il 27 febbraio.